Pace e bene a tutti e buongiorno. Oggi, 1º aprile, ricordiamo San Ludovico Pavoni. Ascoltiamo. Lodovico Tommaso Maria Giuseppe Pavoni nasce l'11 novembre del 1784 a Brescia da una famiglia nobile. Venne battezzato 2 giorni dopo la sua nascita e fu ammesso alla prima comunione a 11 anni. Viveva secondo le abitudini del suo rango, ma presto si accorse delle condizioni dei figli dei contadini. Cominciò così ad istruirli e spesso dava loro anche qualche aiuto economico. Capì allora che la sua vocazione era il sacerdozio. E dopo aver compiuto studi di filosofia e di teologia, divenne sacerdote il 21 febbraio del 1807 nella chiesa di San Pietro in Oliveto dal vescovo di Bergamo, perché la sede vescovile di Brescia era vacante. Solamente un anno dopo la città avrà il suo vescovo, il quale chiese a Don Lodovico di diventare suo segretario, senza che abbandonasse i suoi ragazzi. Infatti, a volte, poiché era molto impegnato come segretario, era il vescovo stesso che gli ricordava di andare dai suoi ragazzi nel primo oratorio della città. Don Lodovico, che era attratto dal servizio per i giovani abbandonati, fondò l'Istituto San Barnaba, dove gli orfani e i figli trascurati potevano essere gratuitamente raccolti, mantenuti, educati cristianamente e avviati alle varie attività. Nel 1824 aprì la prima scuola tipografica d'Italia. Ai suoi ragazzi Don Lodovico offriva vari profili professionali: tipografo, legatore di libri, cartolaio, fabbro ferraio, falegname, argentiere, intagliatore, tornitore, calzolaio e sarto. Don Lodovico, pensando a come dare continuità alla sua opera, cominciò ad istruire i suoi primi collaboratori per creare una nuova famiglia religiosa. L'11 agosto del 1847 il vicario generale della diocesi bresciana eresse canonicamente la Congregazione dei Figli di Maria, oggi Figli di Maria Immacolata Pavoniani. L'8 dicembre, dopo la celebrazione della messa, accolse la professione religiosa dei suoi primi religiosi, 2 sacerdoti, 2 chierici e 3 laici. Durante i combattimenti delle 10 giornate di Brescia, i moti per l'indipendenza italiana, padre Lodovico portò in salvo sotto la pioggia i suoi giovani sulla collina del Calvario, presso Saiano, dove già aveva istituito la loro colonia estiva. A causa di questo strapazzo si ammalò e morì la Domenica delle Palme, il 1º aprile, a 64 anni. Venne beatificato il 14 aprile del 2002 da San Giovanni Paolo II e canonizzato da Papa Francesco il 16 ottobre del 2016. I suoi resti mortali riposano dal 27 ottobre del 2002 nella chiesa di Santa Maria Immacolata in Brescia. Anche la vita di San Ludovico è bellissima perché è una vita spesa accanto ai giovani e per i giovani. Come sto facendo da un po' di tempo a questa parte, sottolineo ancora questo aspetto molto importante. A parte alle cure materiali, questi santi, come anche San Ludovico, avevano una grande cura per l'istruzione di questi giovani, per la loro formazione anche culturale. Perché questo? Perché la formazione culturale è quello che ti fa esplorare la bellezza della tua anima e quella dell'umanità. L'arte, la cultura, la letteratura, la poesia, la musica, ecco, sono tutte maniere nobili che l'essere umano ha, tutte vie nelle quali può raccontare Dio, parlare di Dio e parlare della profondità
di un'anima che vuole andare sempre oltre a quella che è la sua situazione di piccolezza. L'anima dell'uomo tende a sognare ed ecco, conoscere questi sogni dell'anima dell'uomo vuol dire iniziare ad esplorare tutti questi contesti di bellezza che proprio l'anima dell'uomo ha generato. E poi la storia che ti consente di conoscere quali sono i vizi e quali sono le virtù dell'essere umano, proprio per non ricadere in alcuni errori e per valorizzare le storie e gli appuntamenti della bellezza che sono già stati vissuti nell'umanità. Ecco, c'è tanta ricchezza che va conosciuta appunto per acquisire la giusta dignità dell'essere persona umana. Allora ci mettiamo alla scuola di San Ludovico, alla sua intercessione, proprio affinché noi riusciamo a trasmettere ai più giovani questa passione, la passione del sapere. Sapere non per una cultura fine a se stessa, ma sapere per gustare la bellezza dell'umanità, proprio dono e somiglianza di nostro Signore. San Ludovico prega per noi.